Relazione tra gli oggetti. Su Blender è possibile istituire dei legami tra più oggetti, ovvero vincolare le trasformazioni di un oggetto rispetto a un altro oggetto. Proviamo ad esempio a inserire un nuovo piano. Plane. E in Edit Mode, scalarlo 10 volte. Selezioniamo quindi il cubo presente nella scena e lo spostiamo in verticale di un'unità in modo da farlo poggiare sul piano appena modellato. Bene, adesso selezionando prima il cubo e poi il piano, ovvero lasciando che il piano sia l'oggetto attivo, cliccare su Ctrl P di Parent e cliccare su Object. Ecco, in questo modo abbiamo creato un rapporto di parentela tra il piano, l'oggetto padre, l'oggetto attivo, e il cubo, l'oggetto figlio. Cosa comporta? Se proviamo a trasformare in qualsiasi modo il piano, ovvero applicare una traslazione, una rotazione, una scalatura, vedremo che il cubo agisce contemporaneamente recependo le stesse trasformazioni. Proviamo ad esempio a ruotare il piano di 45 gradi. Come vediamo, anche il cubo è ruotato appunto di 45 gradi. Se invece proviamo a modificare il cubo e quindi a ruotarlo, scalarlo o spostarlo, ecco, come vedremo, nessuna di queste trasformazioni influirà sulla posizione, sulla condizione del piano padre. Questo perché appunto si tratta di una, relazione monodirezionale. Se trasformiamo il padre, anche gli oggetti figli subiscono le stesse trasformazioni, non viceversa. Possiamo pensare all'applicazione di questo strumento, ad esempio, immaginando la modellazione di un tavolo con degli oggetti poggiati su di esso. Spostando il tavolo, anche gli oggetti si sposteranno, mentre potremo spostare liberamente gli oggetti senza che il tavolo, appunto, si muova. La relazione tra il cubo e il piano è abbastanza visibile da una linea tratteggiata. Una linea tratteggiata nera che collega le origini degli oggetti, dei due oggetti. È anche possibile aprire il pannello Object della Property Window sull'oggetto figlio e visualizzare nella sezione Relations il campo Parent su cui sarà presente appunto l'oggetto genitore, in questo caso il plane. Ecco, se clicchiamo sulla X del campo Parent, come vediamo, la relazione scompare, ovvero potremo muovere liberamente il piano senza che questo poi influenzi la posizione del cubo. Abbiamo però anche visto che effettivamente il cubo ha perso la rotazione di 45 gradi che aveva avuto grazie alla rotazione subita dal piano. Torniamo quindi indietro a quando la relazione appunto era ancora attiva e cliccando sul cubo, digitiamo Alt P.
qui abbiamo la possibilità di cancellare questo rapporto di parentela, o cliccando su Clear Parent, e avremmo lo stesso effetto che abbiamo visto poc'anzi, ovvero perderemmo le trasformazioni subite dal cubo in condizione di figlio dell'oggetto plane, oppure cliccare su Clear and Keep Transformation. In questo modo la parentela sarà sciolta, tuttavia le trasformazioni che ha avuto il cubo, quindi questa rotazione di 45 gradi, verrà mantenuta. Ripristiniamo la posizione iniziale dei vari oggetti e proviamo a vedere quali sono le altre opzioni che questo comando offre. Duplichiamo il cubo duplichiamo due volte il cubo Shift D e lo spostiamo sui due angoli del piano. Ecco, adesso riattiviamo questo rapporto di parentela tra i due cubi nuovi e il piano, quindi selezioniamo prima un cubo, poi il piano e clicchiamo Ctrl P, attiviamo quindi questa parentela. Facciamo la stessa cosa con il secondo cubo, questa volta però dopo aver cliccato il cubo e cliccato rendendolo attivo il piano, entriamo con il tasto Tab nell'edit mode del piano. Essendo questo l'oggetto attivo, sarà questo l'oggetto entro cui di fatto entreremo. Selezioniamo un solo vertice del piano, magari quello vicino al cubo, e con il tasto Tab, con la combinazione di tasti Ctrl P, attiviamo una parentela tra il vertice e il cubo, Make Vertex Parent. È quindi possibile creare un rapporto padre-figlio, oggetto padre-oggetto-figlio, sia tra oggetti che tra vertici e oggetti. Usciamo dall'edit mode, selezioniamo il piano e, come è possibile vedere, ad esempio ruotando il piano, l'effetto della trasformazione del piano non sarà uguale sui due oggetti figli, in quanto uno di questi ruoterà insieme al piano, mentre l'altro non ruoterà perché il vertice non subisce una rotazione, ma semplicemente un cambio di posizione. Stessa cosa la possiamo vedere se cambiamo l'asse della rotazione, o ad esempio se pensiamo ad una scalatura. Come vediamo, il cubo legato all'oggetto piano scala insieme al piano, mentre il cubo legato al vertice, essendo questo non soggetto a scalatura, non verrà scalato, ma semplicemente cambierà posizione. Cancelliamo i due cubi e andiamo avanti vedendo un altro sistema di relazione tra oggetti che si chiama tracking. Possiamo tradurlo in italiano come puntamento. Per vederlo utilizziamo una luce. Cancelliamo la sorgente luminosa presente già in scena e inseriamo Shift A un oggetto lamp spot. Come è intuibile, l'oggetto spot è una sorgente luminosa che produce un cono di luce. Per vedere l'effetto e capire meglio come funziona appunto il comando di tracking, rendiamo il set più chiaro. E quindi attiviamo il motore di rendering Cycles dalla barra informazioni che si trova in alto nella finestra.
andiamo nel pannello Word della Property Window e cambiamo il colore dello sfondo portandolo a nero in modo che non produca una luce d'ambiente che può disturbare la scena e apriamo una nuova finestra che mettiamo in visualizzazione renderizzata. E qui abbiamo un rendering real time dell'oggetto con la luce chiaramente applicata. La luce è un po' fioca, se vogliamo aumentarne l'intensità andiamo nella sezione dedicata nella Property Window e cliccando su Use Nodes attiviamo il sistema di nodi e modifichiamo il valore della forza Strength, valore attorno a 5000, un valore sufficientemente forte. Ecco, chiaramente l'oggetto spot è un oggetto che può essere modificato, rotato, non scalato perché ovviamente non avrebbe senso, liberamente. Se però vogliamo che questo oggetto punti sempre su uno specifico oggetto, come ad esempio il cubo, dovremo attribuire a questi due oggetti appunto un rapporto di tracking. Selezioniamo quindi la sorgente luminosa, poi il cubo, in modo che questo sia attivo e quindi sarà per questo l'oggetto target, e con la combinazione di tasti Ctrl T clicchiamo su Track to Constraint. Come vediamo, lo spot ha subito cambiato direzione orientandosi verso l'origine del cubo. E come è possibile vedere, selezionando solo la sorgente luminosa, se proviamo a muoverla, tasto G, questa continuerà comunque a essere puntata verso il cubo. Questo strumento può essere utilizzato ad esempio anche con la camera. Per vedere cosa sta visualizzando la camera, il tasto di scelta rapida in uso è il tasto 0 del tastierino numerico. Come vediamo, qui abbiamo una inquadratura che appunto ci indica quello che sarebbe il rendering prodotto, quella che sarebbe appunto l'inquadratura del rendering qualora questo venisse lanciato. Ecco, anche la camera ovviamente può essere spostata, rotata e quindi cambiare inquadratura. E anche in questo caso quindi sarà possibile selezionando prima la camera e poi il cubo che vogliamo resti l'oggetto target e cliccando sul tasto con la combinazione di tasti Ctrl T. Anche qui clicchiamo su Track to Constraint. Come è possibile verificare, adesso spostando la camera, il centro dell'inquadratura sarà sempre il cubo. Questo strumento può essere utilizzato non solo da luci o camere, ma anche da oggetti, da mesh. È il caso, ad esempio, della tecnica molto comoda in uso nell'ambito del rendering, che vede l'utilizzo di oggetti piani, oggetti planari, su cui sono applicate delle texture per rappresentare degli oggetti, magari non in primo piano, che non devono avere un livello di dettaglio elevato. Per chiarire con un esempio quanto detto, possiamo
proviamo ad aggiungere un piano alla scena Mesh Plane. Scaliamo il piano. In modo che possa rappresentare il piano su cui vogliamo, per esempio, applicare una texture, e rotiamo il piano in posizione verticale, quindi sulla asse X di 90 gradi. Posizioniamo in scena in modo che sia visibile, e per renderlo ancora più evidente, soprattutto nell'inquadratura del rendering, attribuiamo a questo un colore cambiandone il materiale, ovvero cliccando sulla sezione, sul pannello Material della Property Window, cliccando su New, e qui selezionando un colore diverso dal bianco. Ecco, possiamo immaginare questo foglio di carta come appunto un piano su cui magari è applicata una texture di la sagoma di un albero, piuttosto che di una figura. In questo caso utilizzeremo questo quale oggetto vincolato e la camera come oggetto target. Quindi selezioniamo quest'ultima e quindi la rendiamo come oggetto, quale oggetto attivo. Clicchiamo su Ctrl T e clicchiamo su Track Constraint. Ecco, diciamo che l'effetto del tracking si è avuto, tuttavia non è quello che immaginavamo. Infatti, come vediamo, è possibile verificare che la nostra sagoma, il nostro piano, segua effettivamente lo spostamento della camera. Chiaramente vale il contrario, quindi potremo spostare l'oggetto, appunto il piano, e questo continuerà chiaramente a orientarsi in funzione della posizione della camera. Tuttavia la posizione è una posizione di scorcio totale rispetto alla camera. Come mai? E questo è dovuto al fatto che ogni oggetto su Blender ha un proprio orientamento e quindi una propria terna di assi che è possibile gestire proprio per regolare situazioni come questa. Per visualizzare qual è l'orientamento di ogni oggetto su Blender ci sono diversi modi. Quello più rapido, più immediato, è cliccare sul campo Global, viene fuori un menu che troviamo sulla barra della 3D View nella sezione dedicata al manipolatore. Ecco, cliccando su Global viene fuori questo menu che offre diverse opzioni di orientamento, appunto, del manipolatore, e clicchiamo su Local, ovvero visualizziamo quelle che sono le terne, quella che è la terna locale dell'oggetto. Ogni oggetto avrà una sua diversa inclinazione degli assi. Ecco, quello che vediamo è che è l'asse verde, l'asse Y, a puntare contro la camera, mentre la direzione perpendicolare alla faccia, che è quella che invece vogliamo appunto si rivolga alla camera, è segnata dalla direzione dell'asse Z. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo modificare questi assi in funzione dell'oggetto, in funzione del tracking che abbiamo attivato con l'oggetto, e per farlo dobbiamo andare a scoprire un nuovo pannello nella Property Window, quello evidenziato da questi due anelli di catena,
il pannello appunto dei constraint, dei vincoli. Qui, come vediamo, abbiamo già presente uno slot che di fatto ci permette di gestire il tracking in corso tra il piano e la camera. Qui quello che va fatto è definire qual è la direzione che deve rivolgersi all'oggetto target, appunto la camera. Quindi nel campo to, quindi qual è l'asse che punta all'oggetto target, nel nostro caso sarà ovviamente l'asse Z, l'asse blu, che vogliamo far andare in direzione della camera, e quindi clicchiamo su Z. Dovremo inoltre indicare qual è la direzione verticale, ovvero se per esempio il nostro foglio si trovi in posizione orizzontale piuttosto che verticale, e questo lo si determina indicando l'asse corretto che indica diciamo la direzione verso l'alto. Quindi il campo up, in questo caso, se vogliamo che questo sia l'orientamento della nostra faccia, clicchiamo su Y. Ecco, come vediamo effettivamente dal rendering, adesso la faccia è pienamente rivolta contro la camera. E se ovviamente spostiamo la camera, questa continuerà a essere orientata in maniera perpendicolare al piano appena creato. Per fare un esempio più chiaro, importo il modello di un piano con su la texture di una figura. File, Append. Object, Man. L'oggetto è qui. Per chiarezza cancello il piano appena realizzato e, come vediamo, abbiamo la nostra figura, che ovviamente è scorciata. Quindi selezioniamo la figura, selezioniamo la camera e, come sempre, clicchiamo Ctrl-T per attivare il tracking tra i due elementi. La sagoma si girerà a favore della camera e naturalmente sarà possibile continuare a definire una diversa inquadratura senza perdere mai la giusta posizione, il giusto orientamento della sagoma appena inserita. Come vediamo però, se ci spostiamo molto in alto con la camera, anche la sagoma, diciamo, si inclina in funzione di mantenere una perpendicolarità rispetto alla camera. E questo ovviamente non è un buon risultato, perché l'effetto di una vista così a piombo, così zenitale, è quella di avere in questo caso un omino coricato. È per questo che sarà opportuno cambiare il tipo di tracking attivo, e quindi selezionare appunto la sagoma, cancellarla con il simbolo della croce nel campo dei constraint, e di nuovo selezionare la camera in modo che sia selezionata sia la sagoma che la camera, e che questa sia ovviamente l'oggetto attivo, e cliccare su Ctrl-T. A questo punto non cliccheremo su Track to Constraint, ma su Lock Track Constraint. Questo ci permette di vincolare sì il piano alla camera, ma
imponendo il rispetto di un asse, di una direzione. Effettivamente, selezionando quindi il piano, avremo modo di indicare come prima quello che è l'asse che vogliamo si rivolga alla camera e in questo caso, come possiamo vedere dalla terna locale del piano, è l'asse verde, quindi l'asse Y che deve guardare alla camera, quindi coincide con il settaggio già impostato, ma in più abbiamo la possibilità nel campo lock di dire quale asse non vogliamo che perda appunto la direzione originale e quindi l'asse Z. In questo modo continueremo ad avere la giusta inclinazione della sagoma rispetto alla camera. Quando la quota della camera si andrà alzando, la sagoma non subirà appunto ripercussioni riguardo la sua verticalità, la sua posizione eretta. Anche in questo caso, come nel caso del parenting, è possibile ripulire, cancellare una relazione di tracking con la combinazione di tasti Alt e in questo caso T. Cliccando su Clear Track avremo modo di cancellare il tracking e perdere quelle che sono le trasformazioni che ha subito l'oggetto in funzione appunto dell'oggetto target sostanzialmente, mentre cliccando su Clear and Keep Transformation la relazione si romperà, tuttavia la posizione assunta in questo caso ad esempio dalla sagoma verrà mantenuta, quindi l'inclinazione rispetto alla camera che in questo momento ha l'oggetto appunto rimarrà uguale. Con il tracking abbiamo visto una nuova sezione della Property Window, sezione molto simile ad esempio ai modificatori, dove quindi è possibile aggiungere diversi constraint, diversi vincoli allo stesso oggetto, sommarli, spegnerli temporaneamente o col tasto X, cancellarli. Cliccando su Add Object Constraint abbiamo quindi la possibilità di aggiungere nuovi vincoli. Noi abbiamo visto alcuni comandi di tipo tracking, ne esistono anche altri, però riguardano principalmente la modellazione per l'animazione. Ci sono tuttavia altri vincoli interessanti che è il caso di vedere rapidamente. Per farlo aggiungiamo una nuova mesh, è il caso di richiamare la solita Suzanne. Possiamo per adesso disattivare il rendering e aggiungiamo il constraint con appunto la mesh con l'oggetto Suzanne selezionato, aggiungiamo il vincolo Copy Rotation. Copy Rotation, come è facile intuire, lega la rotazione di un oggetto a quella di un altro oggetto, o meglio, sostituisce la rotazione dell'oggetto selezionato su cui è applicato il vincolo con quella di un altro oggetto target. Per selezionare quindi l'oggetto target, clicchiamo sul campo corrispondente e andiamo a scegliere in questo caso, ad esempio, il cubo Cube. A questo punto, se non modifichiamo gli altri valori presenti, selezionando il cubo e ruotandolo, vedremo che anche
il modello di Suzanne riceverà la stessa trasformazione. È possibile definire con più dettagli quello che è il vincolo appunto applicato. Ad esempio, è possibile parzializzare il vincolo, per esempio limitando all'asse z, quindi alla componente z, la rotazione da trasmettere anche appunto al modello selezionato. Quindi, per esempio, selezionando il cubo vedremo che anche rotandolo su tre direzioni, comunque sarà solo la componente Z quella che verrà trasferita a Suzanne. Possiamo anche, ad esempio, invertire la direzione in modo che una rotazione oraria, una rotazione del cubo oraria, si traduca in una rotazione antioraria per la scimmia, ovvero avremo sostanzialmente un valore opposto con un segno meno davanti. Se proviamo a ruotare il modello di Suzanne col tasto R, vedremo che chiaramente non avrà effetto il nostro lavoro. Questo perché appunto la rotazione è stata sostanzialmente assegnata a un altro oggetto, all'oggetto target. È tuttavia possibile, attivando il comando offset, permettere all'oggetto selezionato, all'oggetto su cui grava il vincolo, di avere una rotazione. In questo caso, la rotazione che poi verrà attuata sul cubo sarà una rotazione che si andrà ad aggiungere alla rotazione già avuta dal modello di Suzanne. Ecco, la stessa logica che abbiamo visto attorno al comando rotazione la ritroviamo anche in altri vincoli simili, copy location, copy scale, copy transform, che quindi ci permettono di vincolare un oggetto a un altro vincolandone la posizione, la scalatura o tutte e tre le trasformazioni principali. Diversamente, possiamo invece limitare la posizione, la rotazione o la scalatura di un oggetto a dei valori assoluti. Ad esempio, applicando limit location su la solita mesh, avremo modo, per esempio, di dare un minimo e un massimo su una delle tre direzioni o su tutte e tre, appunto limitare la possibilità di movimento del modello a questo range, a questo intervallo. Come vediamo, non abbiamo la possibilità di oltrepassare il limite minimo e il limite massimo indicato dal vincolo. La stessa cosa ovviamente vale per limit rotation, limit scale. Limit distance invece permette di imporre come sempre un target, in questo caso selezioniamo sempre il cubo, e definire una distanza. Una distanza che può essere minima o massima. Per cui se non modifichiamo nulla, se manteniamo il settaggio così com'è di default, proviamo a spostare la nostra Suzanne. Come vediamo, il nostro movimento non potrà oltrepassare appunto il raggio indicato come fattore di distanza. E quindi non riusciremo ad allontanarci, in questo caso dal cubo, oltre quella misura. È possibile modificare la distanza e quindi aumentare la distanza, in questo caso massima, oppure
Oppure è possibile invertire il funzionamento del vincolo e anziché inside su clamp region indicare outside. In questo modo quella distanza sarà una distanza da non oltrepassare, una sorta di distanza di tolleranza rispetto al cubo, una distanza minima. Se invece che outside clicchiamo su On Surface, a questo punto sarà esattamente quella la distanza al quale si porrà la nostra mesh, ovvero sostanzialmente si muoverà in una sfera attorno all'origine del nostro oggetto target. Vediamo per concludere altri due vincoli che si trovano nella sezione Relationship. Il primo si chiama Floor e, come è abbastanza facile intuire, sostanzialmente funge da limite inferiore, da pavimento del modello. Pavimento relativo comunque all'oggetto selezionato, ovvero il pavimento per, ad esempio, la nostra Susanna. Quindi selezionata la mesh, attivando il vincolo floor, scegliamo come target questa volta il plane, ovvero il piano che utilizziamo come base, e proviamo a muovere quindi l'oggetto. Come vediamo, potremmo muovere liberamente l'oggetto Suzanne, ma non oltrepassare quello che è il livello, la quota del nostro piano. Attivando l'opzione Use Rotation, vedremo come ruotando il piano anche il modello di Suzanne asseconderà il movimento appunto del piano. È possibile inoltre determinare una distanza minima. Ovvero traslare ad una distanza quello che è il limite minimo appunto imposto dal vincolo. Lo stesso funzionamento lo si può far valere anche su un'altra direzione, non solo quella verticale. Se ad esempio duplichiamo il piano e lo ruotiamo sull'asse Y per farlo diventare di 90 gradi, per farlo diventare una parete, avremo la possibilità di, selezionando la scimmia, assegnare un nuovo constraint, un nuovo vincolo floor. In questo caso, come target imporremo il nuovo piano, il nome del nuovo piano, e questa volta la direzione che vogliamo utilizzare come direzione vincolata sarà la direzione rossa e quindi l'asse X. Come vediamo, adesso possiamo spostare la nostra monkey, la nostra Suzanne, fino al livello del piano nuovo. Se abbiamo sbagliato parte, se vogliamo insomma che il nostro modello si possa muovere liberamente ma al di qua del piano, allora dovremo invertire la direzione, quindi anziché X cliccare su meno X. In questo modo saremo liberi di muoverci fino a toccare la parete e anche il pavimento. Concludiamo questa rassegna sui vincoli con un ultimo vincolo che assegniamo al cubo che si chiama Shrink Wrap.
Con questo vincolo sostanzialmente si impone all'oggetto, in questo caso il cubo, all'oggetto su cui è attivo il vincolo, di rimanere attaccato ad una superficie, ad una mesh, la mesh definita dal target. In questo caso su target selezioniamo plane, quindi selezioneremo il piano che utilizziamo come base. E se proviamo a muovere il cubo in tutte le direzioni, come vediamo, non usciremo al di fuori della mesh selezionata. Sarà possibile indicare una distanza minima, in questo caso la distanza è 1, essendo questa la distanza dell'origine rispetto alla, diciamo, alla superficie inferiore del cubo, in modo da far coincidere la base appunto del cubo con il piano da cui non può essere staccata. Come vediamo, in questo caso potrà andare sia sopra che sotto rispetto al piano.